Massimo, siamo al fuori salone, al super fuori salone. Quest'anno alcune proposte qui ad Otto, il salone dell'outdoor. In realtà stai indagando come professionista, ma anche come organizzatore, diciamo così, della Biennale di Architettura di Pisa, proprio delle indagini sul progetto. Le aziende stanno sviluppando dei nuovi codici, ne abbiamo uno qui alle nostre spalle, ma è importante anche dialogare con gli architetti e mostrare il loro lavoro, per far vedere a che punto stiamo intercettando le necessità del pianeta e dell'uomo di vivere meglio, diciamo così. Il tema Renaissance, ma anche sostenibilità è sempre sotteso. Sì, la Renaissance passa da tutto questo, è la ricerca di dare un contributo verso la ricerca di un nuovo stato mentale, cioè, ovvero quello di pensare a nuovi paradigmi. In mostra ci saranno, insieme agli altri tre curatori con cui ho il piacere di condividere questa avventura, Comitato scientifico. È un comitato scientifico di primissimo ordine, composto peraltro da 16 componenti tra accademici, professionisti, architetti. Abbiamo selezionato 32 studi che presenteranno 32 progetti divisi in quattro sezioni. Le sezioni si snodano sulle due grandi famiglie tra lo spazio collettivo e spazio individuale. E le quattro sezioni sono abitare la città, la casa e il quartiere, e quindi il concetto dedicato a nuovi sistemi legati anche al periodo che stiamo vivendo, come migliorare gli ambienti di vita domestici, ma estesi anche al concetto del quartiere, che il quartiere deve in qualche modo riuscire a contribuire all'estensione del concetto di casa. Il verde, che è un tema molto caro alla nostra associazione, Associazione LP di Pisa, su cui lavoriamo fin dal 2015, quindi la sezione Mille Parchi e Mille Giardini, lo spazio di lavoro, ripensare nuove modalità di lavoro. Abbiamo visto come lo smart working in questo periodo ha così fortemente connotato anche il dibattito in corso su questo tema, e poi il grande tema della progettazione dell'ambiente, della riprogettazione dell'ambiente, cercando nuovi paradigmi e soprattutto un nuovo equilibrio. Quindi tutto passa, la Renaissance passa questo nuovo modo di vedere la vita delle persone, passa necessariamente da tutto ciò che ci stiamo rendendo conto in maniera estremamente cogente in questi ultimi periodi. Che è diciamo, un approccio più in equilibrio con gli ambienti di vita. Noi siamo natura e quindi non dobbiamo più considerare la natura come un qualcosa d'altro, ma un qualcosa di assolutamente complementare e di empatico, un tutt'uno. Abbiamo alle nostre spalle una maquette di una possibile, come dire, facciata in legno. Il legno, proprio perché è carbon free, è uno degli elementi, e anche esteticamente piace molto agli architetti, uno degli elementi di indagine del progetto, però ovviamente i materiali giocano una grande partita in questo senso per voi architetti. In Biennale saranno presenti anche alcune aziende che raccontano il loro modo di approcciare appunto il progetto e dandovi gli strumenti utili, giusti, possibili. Assolutamente, il progetto è un sistema armonico che passa tra un insieme di competenze che ognuno per il proprio campo d'azione portano il proprio tassello al mosaico complessivo del progetto. Il legno oggi sta diventando ormai da un po' di tempo, ma credo che sempre più diciamo, influenzerà il mondo del progetto per quanto di impatto probabilmente sicuramente inferiore rispetto ad altre tecnologie più consolidate ovviamente negli ultimi decenni. Quindi probabilmente è un settore su cui approfondire, ricercare e studiare, sempre però cercando, questo io ne sono profondamente convinto, del fare architettura. Cioè l'architettura non deve essere mai condizionata dai materiali, ma deve essere un qualcosa che
nasce dalla ricerca e poi alla fine acquisisce un linguaggio e un risultato proprio, ma in un insieme che guarda il progetto da tantissimi punti di vista. Ultima domanda, una risposta breve: perché avete fatto la Biennale? Siamo alla quarta edizione. È una domanda piuttosto complessa, comunque 10 secondi. Perché no, noi, parlo del laboratorio. Perché noi crediamo profondamente nel valore dell'architettura come linguaggio e come bene primario da condividere con tutti e crediamo molto nel fatto che il nostro laboratorio possa, ragionando dal livello internazionale, poter portare un contributo al proprio territorio tramite gli esempi delle architetture che vengono da tutto il mondo. Grazie Massimo. Grazie a te Giorgio.